Dove mi trovo? Dove mi trovo? Dove mi trovo? Mi trovo in teatro. Oggi è la terza, la quarta. No. È la quarta giornata di fila di prove in teatro. Sono super felice. Sono super felice, questa è la vita perfetta che volevo per me. Wow. Inizio questo video in chiusura della settimana. Oggi è venerdì, domani è sabato pre-Pasqua e ci sono un po' di cose che devono succedere questi giorni, un po' di gente che devo vedere. Piatti da preparare, per cui conto di farvi vedere un sacco di cose belle in questo video. Volevo cominciare da qui perché questo è il mio posto felice e sto bene. E allora volevo iniziare il video su una nota positiva. Adesso ho due, no, che due, sempre così. Penso di non avere niente da fare, poi mi rendo conto che sono tantissime le cose da fare. Adesso devo andare a consegnare un pacco per un reso, poi devo incontrare la riccia del mio cuore, che era qui un anno fa, sa a chi mi riferisco. Poi devo montare e caricare un reel per lo studio e poi uno per il mio profilo, quindi sono già tantissime cose da fare. Mi devo attivare subito. Adesso stavo filmando qui davanti allo studio e c'è questo bellissimo murales che invita a collegare la testa al cuore e mantenere proprio un cuore sensibile. Siamo tutti uguali, cuore aperto. E questa frase scritta dentro il cervello, bellissimo. È un murale super colorato e cerca di mandare un messaggio di pace e di bellezza. E ho fatto un video perché mi piaceva. Basta, adesso vado subito a fare queste cosine che vi ho detto e ho fatto un'altra torta salata che è una bomba. Ve la devo far vedere, raccontare tra giusto un attimo. Eccomi qua un bel po' di ore dopo, ho fatto tutto quello che dovevo fare per oggi, poi adesso mi sto portando avanti a fare altre cose e mentre stavo scaldando la cena ho rischiato di bruciare l'ultimo pezzo di torta salata avanzato perché un altro pezzo l'ho dato a Olivia e Luca che sono partiti per il weekend. E stavo rischiando di rovinare tutto. Comunque, si è salvata. Allora, prima era un po' meno bruciacchiata di quello che vedete, però in realtà non è bruciata. Si è salvata. È una torta salata con zucchine, uova, funghi e parmigiano. Per prepararlo ho usato due zucchine medie, le ho grattugiate, poi ho messo una scatolina di funghi trifolati, poi tre uova e due cucchiai di parmigiano. Fine. Poi ovviamente sale, pepe, solite cose. La trovo davvero squisita. La sto accompagnando a un pezzo di avocado e questa è la mia cena. Un pochino si è bruciacchiato. Uffa. Oh, buonissima comunque. Sull'avocado ci avevamo messo un po' di sale, pepe, origano e c'è finito anche un po' sopra la torta salata e mi sembra di mangiare la pizza al trancio. Yum! Che buono! Buongiorno. Stamattina ho voluto sperimentare. E mi sa che il mio esperimento è andato un po' male. Praticamente volevo preparare le brioche con la pasta sfoglia già pronta.
una con burro d'arachidi e una con Nutella burro d'arachidi, ma mi sa che non è riuscito il mio esperimento. Vediamo un po' la pasta. Buono il burro d'arachidi bruciacchiato. Se non è al massimo, non è che si è cotta benissimo. Mi sa che mi tocca farmi pane e burro d'arachidi. Vediamo se riesco a recuperare qualche cosa. Tra l'altro, avendo messo solo burro d'arachidi dentro una, senza niente, non sa di niente. Cioè, è più salato che dolce. Oh mamma, che roba. Vabbè, ci ho provato. Forse quello alla Nutella si salva, ho bruciacchiato. Vi ricordate che l'anno scorso ho seminato degli asparagi? E se non lo sapete, gli asparagi ci mettono all'incirca 2, 3, anche 4 anni per darti quegli asparagi che vediamo in commercio. E questi già al secondo anno sembrano aver dato dei frutti. Io ora mi sa che ho aspettato un po' troppo per raccoglierli e forse sono sprecati, però adesso li taglio. Forse questo è l'unico che si salva. Un asparago bellissimo, e guardate che bella la salvia. Ecco cosa si salva: un piccolo mazzetto. Sono pronta per uscire e volevo farvi vedere l'outfit perché ci ho messo veramente pochissimi secondi per metterlo insieme, e questa è una cosa che non accade da un bel po' di tempo. E ovviamente mi sono domandata sul perché ci ho messo così poco nel creare un outfit con le solite cose, mentre di solito faccio più fatica. E mi sono resa conto che è dovuto al fatto di sapere esattamente dove sto andando, qual è il messaggio che voglio trasmettere, e ovviamente tenere in considerazione anche il clima che c'è fuori. E così ho messo insieme questo outfit: pantaloni in vellutino beige a costine, maglioncino verde in cashmere, sotto ho messo una maglia in cotone a maniche lunghe. Preferisco metterle sotto perché così mi tiene ancora più caldo, perché questo comunque, anche se in cashmere, è leggerino. E poi il gilet a fiori per rendere il tutto un po' più interessante, perché poi unisce tutti i vari colori più un quarto colore che è un accento rispetto a tutto il resto, e lo sto adorando. Sto andando a trovare la mia amica finalmente e devo uscire perché sennò poi faccio tardi, ma ci tenevo a farvi vedere questo outfit. E questa consapevolezza mi fa pensare a tante di quelle cose che in questo momento non mi stanno più andando giù e che vorrei subito cambiare. Vabbè, quante volte ho cambiato idea negli ultimi mesi? Forse una volta al giorno, ma vabbè, sono, se posso dire per una sola cosa sono fatta così, in questo caso sono fatta così. Ed è bello perché sono fatta così, nel senso che mi piace cambiare. E quindi non sono fatta in realtà in nessun modo in particolare. Fuori fa ancora parecchio freddo, quindi mi copro per non ammalarmi e vado. Le scarpette, ormai sto diventando un disco rotto, ma le mie preferite del momento sono le Samba, e quindi metterò quelle. Vediamo se da qua riuscite a vederlo meglio.
sto cucinando per domani, perlomeno ho iniziato a cucinare per domani perché non voglio avere troppe cose da fare, così la torta salata è già pronta. È una semplice torta salata con zucchine, uovo e parmigiano. Non mi ricordo mai. Sì, parmigiano con una G. Ci sono poche cose che mi danno ancora qualche difficoltà a livello di lingua. Fuori di dubbio. Parmigiano, mi dimentico sempre se ha una G o due G. Poi perché? Lo so che si scrive con la E su, con l'accento, non so neanche come si chiama. Cercherò, imparerò. Poi mi dimentico puntualmente quando lo devo scrivere. E poi grattugiato, grattugia. Una G o due G? Grattugiato, grattugia. Sì, con due T e una G. Ok, tre cose. Adesso che le ho dette, secondo me, me le ricorderò per sempre. Quindi parmigiano, grattugiato e perché. Comunque, oggi continuo a sperimentare con gli avanzi di sfoglia che sono rimasti dalla colazione, da quel tentativo di preparare delle brioche. Ho preparato questa cosa qua, che adesso non è presentabile, magari la metto su un piatto. Ho messo insieme le zucchine con del formaggio, il parmigiano grattugiato e l'uovo e gli asparagi che avevo raccolto oggi, i miei asparagi, 3-4 asparagini piccoli piccoli, però ecco, meglio di niente. Ed è praticamente tipo la torta salata che ho preparato per domani, però l'ho fatta a mo' di calzone. Sono troppo curiosa perché comunque un pezzo sarà da scartare perché l'ho bruciato, ma è buono, stranamente buono. Ok, dai, non l'ho fatto proprio al meglio, ma intanto è commestibile. Stavo bruciando la torta. Salvata giusto in tempo. Questo non ci voleva. Ecco, questo proprio non ci voleva. Però si è salvata. Non so perché, forse per errore avevo messo 200 gradi, ecco perché si è nerito tutto. Vabbè, la cena per stasera avete capito qual è, ci aggiungo un po' di carciofi ed è fatta, anche perché non ho moltissima fame, però li devo mangiare, quindi oggi va così. Non so, mi sento un po' strana. Questo pomeriggio è stato bello bello, ma anche impegnativo a livello emotivo, provante a livello emotivo, in senso positivo comunque, però ho bisogno di ricaricarmi perché sì, domani devo essere al meglio. Buona cena a chi sta mangiando e a me. State sentendo? Fuori ci sono tuoni e lampi e siamo solo al 30 marzo. Se da una parte sono felice perché si sta avvicinando l'estate, dall'altra sono un po' angosciata per questa pioggia che mi ricorda tanto le piogge devastanti dell'estate scorsa. Forse anche per questo motivo sono un po' strana stasera, non lo so. Perché ho riacceso la macchina fotografica? Perché vi volevo dire che la cena è stata squisita. I miei asparagi sono proprio buonissimi. E anche se erano veramente teneri, proprio dei mini asparagini,
che ancora non erano neanche da tagliare, probabilmente dovevo lasciarli lì e mangiarli l'anno prossimo per la prima volta, ma vabbè, li ho provati, erano squisiti. Li ho infilati dentro la torta salata, dentro quel calzone che avevo fatto, ed erano veramente buoni. Detto ciò, adesso mi farò una bella doccia calda e mi infilerò nel letto e non farò tanto altro stasera, perché sento che il mio corpo mi sta chiedendo di riposarmi, fare qualche riflessione e dormire. Per cui ci vediamo domani. Buongiorno, è il giorno di Pasqua e io sono pronta per andare dai miei cugini. Ho preparato le patate al forno, la torta salata, i triangolini fiorentini e dell'hummus. Fuori ha smesso di piovere e sta uscendo timidamente anche un po' di sole. Vi faccio vedere velocemente l'outfit di oggi. Praticamente l'idea è quella di essere elegante ma allo stesso tempo cozy, e da qui la gonnellina in tessuto super morbido, collant e maglione oversized. Sono put together ma allo stesso tempo molto molto comoda, perché questo sarà un pranzo rilassato. È più un'occasione per stare insieme che altro. Boom, vado e magari vi faccio vedere poi tutte le nostre pietanze.